Ciao a tutti, benvenuti. Questa sarà una pratica di Yin Yoga, breve, una pratica breve che può essere fatta benissimo anche per andare a letto la sera tardi, in caso di insonnia o se soprattutto la sera vi trovate in uno stato appunto di agitazione. Gli attrezzi che serviranno in questa pratica saranno una sedia, questo tipo di sedia, dei mattoni oppure dei cuscini, siate fantasiosi anche con gli attrezzi e supporti che avete a casa, anche dei libri con la copertina rigida vanno bene, oppure un cuscino sostenuto a forma di cilindro oppure una coperta che potrete arrotolare. Nella pratica di yin yoga i muscoli, quindi la parte yang, non è assolutamente coinvolta, quindi non c'è un coinvolgimento di questa parte attiva, dinamica, mentre durante le altre pratiche di Hatha Yoga e altre pratiche trovate sul canale c'è questa componente. Qui tutte le posture saranno in abbandono a terra, quindi muscoli totalmente abbandonati. Andiamo a lavorare sui tessuti connettivi, sulla fascia, di ciò che raggruppa braccia, gruppi di muscoli e organi. Quindi il lavoro dello Yin Yoga è un lavoro diverso da restorative, che è sicuramente molto valido, ma è appunto completamente in abbandono, in scarico terra. Qui nello Yin Yoga abbiamo una componente di auto, ascolto, c'è cioè un atteggiamento, un intento di, appunto di scavare, indagare nel vostro spazio interno, fisico ma anche mentale. Potrà accadere in certe posture, saranno tenute vari minuti, che la mente inizi un po' a scalpitare, questo è tutto normale, fa parte della pratica di yoga. Quindi poche posture in questo tempo, lunga tenuta, non useremo l'aspetto muscolare yang, ma appunto yin, di abbandono. Una sorta di lavoro più lunare, più femminile, calmante, è un ottimo bilanciamento a chi pratica metodi appunto più attivi, o se semplicemente siete in una giornata dove avete voglia di bisogno soprattutto di abbassare le vostre tensioni mentali soprattutto. E attraverso il lavoro, l'ultima cosa, sulla fascia, sul tessuto connettivo, andiamo a stringere un rapporto molto molto stretto sul sistema nervoso. Quindi è per questo che lo yin è molto benefico per sciogliere tensioni e contrazioni muscolari, appunto perché questa tenuta lunga permette di ammorbidire, sciogliere, ma anche dal punto di vista mentale andiamo a calmare, quindi andiamo a lavorare sul sistema parasimpatico. Quindi seduti comodi come preferite, eventualmente anche gli ischi più alti rispetto alle ginocchia con un supporto, quello che avete, per mantenere la schiena lunga e distesa. Mani alle ginocchia, occhi chiusi. E già l'intento nel chiudere gli occhi è quello di scavare, indagare, stare con quello che c'è, con quello che arriva nella vostra pratica. Soprattutto le personalità dal punto di vista ayurvedico pitta non sopporteranno questo tipo di pratica, ma lo consiglio vivamente per bilanciare. Quindi, secondo la legge dell'Ayurveda, ciò che è dissimile va a bilanciare, e chi ha predominanza di fuoco, una pratica molto acqua, calmante come questa, è l'ideale. Anche se le prime volte non sarà simpatica per voi, è tutto ok. Anche se una pratica non vi risuona subito, non vuol dire che sia sbagliata, anzi, magari c'è una sorta anche di rifiuto. Generalmente, per esempio, i Pitta sono abituati a fare, ad amare pratiche super strong e super dinamiche. Tutto normale. Ah, questa è un'ottima pratica anche per voi, per tutti quanti. Occhi chiusi. State nel vostro respiro naturale, senza modificarlo. Fa parte del vostro essere, della vostra presenza, del vostro qui ora.
Lo yin è l'arte dello stare, l'arte dello stare nel vostro silenzio. Far emergere la vostra calma, la vostra quiete, la vostra anche creatività e portare bilanciamento al sistema nervoso. Gentilmente, mani giunte in fronte al cuore. Portate al cuore il vostro Sankalpa, che è il vostro intento per la giornata, se è mattino, se ne avete bisogno, o se sera. Se sera vi consiglio una pratica più che altro di gratitudine, per essere grati della vostra giornata, di quello che è successo, indipendentemente che sia andata bene o male. Semplice grazie alla vita, alla vostra esistenza, a quello che avete ricevuto, a quello che avete fatto. Con questo intento, inspirate. Espirate. Inspirate. Così come arriva il respiro, espirate. Trovate il vostro intento, se arriva il vostro Sankalpa di questa pratica, di questo tempo breve o di una visione anche futura. Da qui iniziamo con 3 Om. Espirate completamente. Inspirate. Sciogliete la vostra mano sinistra in Mudra, con la mano destra fate il pugno, iniziamo con Chandra Vedi, il respiro della luna, inspiro dalla narice sinistra, espiro dalla narice destra, un ottimo respiro calmante, ottimo anche in caso di emicrania, quindi anche qualche piccola infiammazione, purché non sia cronica o semplicemente siete in uno stato di agitazione, stress, insonnia, o durante il ciclo per calmare eventuali dolori. Quindi con la mano destra pugno fate uscire l'indice medio, riportate dal centro delle sopracciglia, col pollice un tocco dolce alla destra, alla narice, annullare la narice sinistra. Respiro senza suono naturale, espirate. Chiudete col pollice la destra, inspirate sinistra. Espirate destra, inspirate sinistra, espirate destra, inspirate sinistra, espirate destra, inspirate sinistra. Espirate destra. L'ultimo ciclo, inspirate sinistra. Schiena distesa, collo disteso, espirate destra. Inspirate sinistra. Espirate da entrambe le narici. Inspirate. Espirate, aprite pure gli occhi, tutto
togliete il vostro supporto da sotto, se volete. Vi sistemate, comodi, andate a portare i piedi pianta con pianta per la forma di Baddha Konasana, quindi nell'Hatha Yoga questo è il nome della postura, in ogni yoga ci sono nomi diversi, quindi vi aiutate con una mano e con l'altra a ancorare bene gli ischi verso terra. Nell'inspiro allungate la schiena verso l'alto, nell'espiro camminate in avanti con le vostre mani. Quindi arrivando al punto dove il vostro corpo ve lo permette, chi ha ernie o protusioni è bene che stia anche molto più alto, e qui via alla vostra creatività con i mattoni, potete puntare i gomiti, mani sopra, potete prendere anche un bel cuscino, fare una bella impalcatura e abbandonarvi sopra al centro della fronte. Quindi trovate qualche vostro modo per stare nella postura. Vi ricordo che i muscoli non sono coinvolti. Abbandonate, notate, abbandonate le vostre abitudini che avete nell'esperienza delle altre pratiche più attive. Serviremo in questa pratica del Brahmari, che è un ottimo respiro calmante, che offre come un massaggio sonoro e più intimo, profondo, calma. Lasciando i denti staccati, la lingua lontana dal palato, localizzate il vostro Brahmari e lo portate, questo pranayama, dove sentite che c'è tensione, o agli inguini, o alle spalle, o al centro del cuore, o alla base della gola è ottimo se siete in un momento dove avete difficoltà a parlare, a lasciare andare, quindi ciò che connesso più l'espressione, la comunicazione, oppure il cuore se vi sentite pesanti, o le spalle anche. Quindi bravo, inspirate. Lentamente sciogliete le vostre mani, togliete i vostri supporti. Per le prossime volte, se rifate questa pratica, se avete tensione alle gambe, è una buona idea mettere un supporto sotto se i vostri inguini oppure non sono d'accordo. Camminate indietro, con le mani vi aiutate a chiudere e scegliete un po' le gambe.
La serie di aperture e chiusure è davvero ottima per bilanciare il sistema nervoso. Vi fermate, vi portate a pancia in giù con il vostro cuscino cilindrico oppure la vostra coperta arrotolata che andrete a portare a livello delle vostre costole basse, quindi le ultime, le gambe le lasciate in questa pratica più larghe, quindi non chiuse, più sono chiuse, più ci può essere tensione alla zona lombare, quindi lasciate morbide, larghe. Quindi trovate il vostro supporto, avambraccio a terra, di sfingi e aprite dolcemente. Inspirate, Ujjayi, ci spazio dell'ombelico esterno e ispirate, dolcemente il petto si imbrobisce, il ventre si contrae, inspirate, ispirate, se c'è bisogno potete anche allungare, portare l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra, allungare il lato destro oppure dall'altro lato. Chi ha problemi cervicali consiglio di tenere gli occhi aperti in questa operazione. Se il vostro corpo non è d'accordo, perché cervicale d'accordo non è un'idea, può essere anche quella sempre della creatività. Portare due mattoni e gentilmente la fronte sopra, se proprio impossibile. Ujjayi, silenzio. Espiro, silenzio, inspirate, mantenete la vostra mente, concentrazione al respiro e le sensazioni del corpo, inspirate, inspirate. L'ultimo respiro, inspirate. Espirate. Chi ha problemi di schiena, pure se vi piace questa postura, sia molto di abbandono, molto yin per voi, potete mantenerla. Chi non ha problemi di schiena può fare un upgrade, togliere il cuscino. E qui una postura un po' diversa, quella dell'hatha yoga, mani in avanti, le braccia si distendono e trovate il vostro punto di abbandono, lasciando le scapole appunto che appunto abbracciano e si integrano alla zona dorsale, vi aprite un po' di più, respirando bene il tratto della gola. Potete fare il vostro mantra Soham, che significa io sono questo spazio di silenzio, abbandono, ascolto, momento interno di autoguarigione, se vogliamo. Quando ci conosciamo, quando conosciamo la nostra verità, abbiamo più possibilità, più carte, più esperienza per superare momenti difficili e ritrovare il vostro equilibrio, la vostra ricetta.
volta, potete sciogliere anche il collo, gli occhi aperti, meglio socchiusi, se avete problemi cervicali, in un senso e nell'altro dolcemente. Inspirate, espirate. Fate un bel cuscino per la vostra fronte, gomiti aperti laterali, dondolate un po' con i vostri fianchi destra e sinistra. Vi fermate, mani fianco del petto, vi portate seduti e andate a aprire le vostre gambe, anche qui coperta, cuscini, postura quella che ricorda appunto Upavishtakonasana. Da qui nell'espiro andrete ad abbandonarvi in avanti, useremo sempre il Brahmani per cercare un'esperienza di abbandono, di fusione nella postura, nell'elemento anche della terra, dello stare. Quindi se serve un supporto, ancora una volta se sentite fastidio la schiena, se avete problemi, oppure al contrario se ci sono problemi alle ginocchia e avete difficoltà a distendere completamente le gambe, avete un po' di tensione di scapolari, prendete una coperta, meglio, anche arrotolata, un piccolo cuscino e lo posate dietro al cavo ipoplitico del ginocchio, questo vi dà più sollievo. Quindi inspirate allungate, gambe morbide, ricordate, e nell'espiro vi abbandonate. Potete valutare di mantenere i supporti per i primi minuti e poi eventualmente, questo è abbastanza sicuro, piano piano, se sentite disponibilità, togliere i supporti o abbassarli o modificarli per scendere un po' di più nella vostra postura. Anche qui facciamo Brahmani. Brahmani Pranayama. Potete amplificare il Brahmani unendo Kecciari Mudra ed arrotolando la lingua all'arcata superiore del palato. Per rilassare ancora di più la mandibola, se anche questo può essere il vostro problema di tensione, inspirate. Il supporto lo può togliere oppure no, ascoltate, inspirate. Sentite come il Brahmani vi ammorbidisce fisicamente, mentalmente, inspirate. Thank you.
Inspirate, salite verso l'alto. Vi aiutate a chiudere le vostre ginocchia verso il centro, agganciando verso l'esterno e l'esterno. Chiudete, sciogliete un po' le vostre gambe. L'ultima postura, vi do due varianti. O riprendete di nuovo la vostra coperta arrotolata in forma di cilindro, o il vostro cuscino in forma di cilindro, e lo portate alla base della schiena, tenendo bene il ventre attivo. Vi sdraiate, quindi che la testa abbia un appoggio, palmo verso l'alto o gambe distese, o se vi piace, piante dei piedi uniti, e anche qui, eventualmente, due mattoni, due libri o cuscini, se eventualmente ci sono tensioni. Quindi lasciate abbandonare le vostre spalle verso terra. Questo può essere una variante, uno. Oppure, se sentite che siete in una giornata dove c'è eventualmente più tensione, più ristagno, anche negli arti inferiori, prendete la vostra sedia, andate vicini con il sedere, portate le vostre gambe sopra e vi abbandonate a terra. Mani al ventre oppure palmi verso l'alto, come preferite. E qui andremo ad inspirare 5, se proprio 5, 4, espirare, Brahmari. Avanti, vari minuti, e poi potete abbandonarvi in Shavasana o riposare. In questo modo, inspirate. 5, dal ventre, 4, 3, salite il torace, 2, 1. Notate la pausa, che si è allungata rispetto all'inizio. Brahmari. Tutta la schiena, dove serve, dove c'è tensione. Inspirate, 5, 4, 3, 2, 1. Brahmari. Inspirate per 5, 4, 3, 2, 1, Brahmari. Potete continuare, inspiro 5 oppure 6, se c'è spazio, perché non ci sono strappi, espiro Brahmari. Oppure passare una respirazione completamente naturale, senza ujjayi, vi lasciate andare. Stando nella presenza del vostro respiro, notando cosa è cambiato rispetto all'inizio. Quindi possiamo dire che il respiro è un promemoria della vita stessa, è un onorare la vita stessa. Vi leggo un pensiero, tanto che respirate in modo lento, consapevole,
di Thich Nhat Hanh, dal libro delle pratiche di consapevolezza. E poi la pratica sarà finita, voi continuate pure con la vostra respirazione e con il resto. Inspirando, so che sto inspirando. Espirando, so che sto espirando. Via via che l'inspirazione si fa più profonda, l'espirazione si fa più lenta. Inspirando, mi sento calmo. Espirando, mi sento mio agio. Inspirando, sorrido. Espirando, lascio andare. Dimorando nel momento presente, so che è un momento meraviglioso. Quindi con questo sentimento, con questo sentire, continuate la vostra pratica di Yin Yoga per poi abbandonarvi nel vostro stato di equilibrio, bilanciamento. Grazie, Namaste.